My friends, welcome here again. Today, terima kasih teman-teman. Mantap! Kopi mana kopi? Where's your coffee, my friends? Because today, I'm sharing with my mom for the first time Putri Ariani, Perfect Liar song, official video. She will react for the first time to Putri Ariani. I'm sharing with my mom Putri Ariani. Mamma, ho detto semplicemente che... E in indonesiano vi dico questo. Terima kasih teman-teman salam. Ho detto grazie amici sì, miei. Buongiorno. Buongiorno, sì, salam sta anche per pace, no? Sì. 3, 2, 1, go! E fa capire molto di quello che lei ci vuole dire e vuole tramandare con questa musica. E il vestito bianco è come una rinascita su qualcosa che si è spezzato. Interesting. Mentre invece col vestito nero quasi si accarezza, si consola, è come qualcosa che si è spezzato, che lei ha capito che non esisteva e forse ritrova anche l'amore per se stessa e per la vita. My friends, my mom is saying that interesting point, that the white dress, the white clothes she's wearing is a kind of newborn. She's born again to life after the disaster of the desperation of this broken relationship. She broke up. Infatti lei all'inizio della canzone dice, come un po' ti avevo accennato prima della cosa, che dice pensavo insomma che la mia vita fosse finita quando ci siamo lasciati e tutto, no? senza di te, però poi, capito, mi sono accorta che mi posso amare di più da sola, perché tu sei stato, cioè tutte le volte che mi hai detto sì, che mi amavi, che mi volevi bene, ti sei dimostrato di essere un bugiardo. Un bugiardo. E oggi capisco che mi posso dare più amore da sola. E questo è un significato importante, perché significa che prima di stare in una relazione tossica si sta bene da soli. Certo, ma si riscopre anche il valore e la dignità anche per se stessi. My friends, it's important, my mom is saying, to respect ourselves, and the dignity of a person is very important, and when you are living a toxic relationship is sometimes better to cut the relationship, to break up. And she realized after the black clothes she changed in white clothes. Avanti. Think I'm crazy, alone in the night.
amazing, my friends. Oh, sorry for the noise upstairs. Mamma, possiamo togliere le cuffie? Di nuovo, in quella seconda parte, no, parla dei momenti in cui la notte ci ripensa, ha visto, dopo ritorna, dopo ritornello ritorna una strofa in cui dice: a volte mi viene da odiarti, a volte mi viene da pensarti. Di volerti ancora bene, ma infatti si vede benissimo. Però poi fa un ritornello in cui... che lei sta ripensando a tutto quello che ha passato insieme a lui e forse... in qualche modo lei ci soffre, però guarda anche lontano, la vedi quando guarda l'oceano, il mare, guarda un oltre. Futuro, guarda oltre, perché ha capito che è stato un bugiardo, che gli ha mentito, e ha riscoperto anche l'amore per se stessa. E infatti all'ultimo proprio il suo sguardo va oltre a quest'amore che in qualche modo l'ha tradita, l'ha fatta soffrire, ma lei sa, secondo me, che la vita ancora va avanti e che non si deve fermare per questa delusione, e guarda con fiducia anche tutto quello che aspetta. Sure. In questa wait, un attimo di pazienza. My friends, my mom is saying that even if she come back in the verse of the song again to kind of remembering and homesickness of her beloved dude man, but again watching the ocean, watching the water around, the environment around her, she understand that without a fake love she feel better. Dicevi, mamma, scusa. No, dicevo appunto che anche dall'immagine proprio vedi lei come si consola, come si accarezza, ma ha capito che deve guardare avanti. Lei vede un futuro e si vuole anche bene, parecchio bene, perché a volte queste delusioni ti abbattano, ti mortificano. Certo, chissà, in modo non da si non sa se è autobiografica neanche o no, però potrebbe anche essere, perché lei è una ragazza che da sola, cieca, nata cieca in Indonesia, insomma, è in America, è, diciamo, una trasmissione che è mille volte più vista di X Factor, che è l'America Talento, America's Got Talent. Lei praticamente ha vinto e ha sbaragliato con un'altra canzone ancora più bella sua. Questa cosa, e quindi può anche essere che sia autobiografica, perché comunque nel momento in cui è successo, pur essendo, avendo un handicap dalla nascita, attiri perché sei diventata famosa, perché c'hai i soldi e tutto, no? Potrebbe certo, anche essere certo. Quello, e lei potrebbe aver vissuto anche lì il suo primo innamoramento di fronte a un corteggiatore che l'ha anche notata anche per questo motivo, ma che magari superficialmente l'ha avvicinata, ma poi non se la sentiva di vivere una relazione magari con una ragazza anche per il successo, con un problema, però magari dopo non se l'è sentita di vivere la relazione con una ragazza che ha un problema, un handicap, perché ci vuole anche coraggio, forza. Certo. Pur essendo lei straordinaria, ci vuole forza. Quindi probabilmente, io dico questo, una persona che vive una menomazione dalla nascita, dimmi se sei d'accordo con me, è anche un pochino più guardinga su certe cose, perché certo, è abituata ormai anche alla cattiveria delle persone, all'indifferenza, e se si fida una volta la delusione può essere ancora più ancora forte di più per cocente, più grande, sicché volevo dire è stata brava nonostante il suo handicap, la sua cecità. Questa ragazza ha avuto la forza di guardare ancora più lontano. Non si sa se è autobiografica, e ma io penso che possa essere ancora più di noi, perché hanno una sensibilità. Quello che gli manca nella vista, loro ce l'hanno nelle sensazioni, in un tocco di una mano, sicché praticamente sono persone, secondo me, straordinarie. E è bello perché questa ragazza dà un messaggio anche alle altre ragazze che nonostante questo handicap si può guardarle lontano e si può amare e diffidare anche da degli amori sbagliati che l'hanno fatta soffrire. Bellissimo. My friends, my mom was in love with this one, and she's saying that we were the conversation was about, is this one
self-titled song, I mean biographic for her, or she's just telling us a story about a love story. And for my mom, this one is really important also to teach other girls with handicap or without how to live life and to interact with love. Of course, it's impossible to not take the love serious, you know what I mean? But remember to love yourself before everything. Mamma, noi non possiamo sapere se è esattamente autobiografica, certo. Però io ho detto che ce la sento abbastanza autobiografica. E allora è un messaggio probabilmente anche per tutte le altre donne di dire, quando siete in una relazione sbagliata, ricordatevi prima di tutto di amarvi per voi stessi. Certo, certo. Prima di... E questa canzone è un bel messaggio, altro che... detto che lei ha dato e che dà. Very beautiful message, my friends. And from Giacomo James and my mother, Egle, ciao! Terima gazite matema mantul putriariani mantap! Again, see you next time. Copy mana copy, my friends. Ciao! Ciao! Mantap petul! Ciao.